L'argomento che noi toccheremo oggi è un argomento un po' delicato. Perché è delicato? Perché tocchiamo una cosa su cui nessuno mai parla. È delicato per questo motivo. Secondo, è delicato perché ci sono delle divergenze all'interno del cristianesimo. All'interno del cristianesimo noi abbiamo il cattolicesimo, protestantesimo, anglicanesimo. Il protestantesimo poi ha una miriade di varie confessioni. Diciamo così, il cattolicesimo ha l'elenco lungo, si dice canone lungo, dei libri biblici. Mentre invece il mondo protestante, il mondo anglicano, ha il canone corto. Il mondo ortodosso, alcune chiese hanno il canone lungo, altre hanno il canone corto. Allora la domanda è la seguente. Non tanto chi ha ragione, ma piuttosto chi si trova nella situazione di mantenere la tradizione della Chiesa di Gerusalemme. Questo è il vero problema. Perché chi mantiene la tradizione della Chiesa primitiva di Gerusalemme mantiene quanto Gesù e gli Apostoli hanno stabilito. Mentre chi non mantiene questo legame con la Chiesa di Gerusalemme si trova in qualche maniera depauperato di ciò che è l'identità vera della Chiesa voluta da Gesù e dagli Apostoli. Questo è il problema. Ora, quando noi apriamo la nostra Bibbia, abbiamo questo quadro. Noi abbiamo nell'Antico Testamento, questo è l'Antico Testamento, abbiamo testi fondamentali, testi storici, sapienziali e profetici. E nel Nuovo Testamento abbiamo la stessa cosa. Testi fondamentali, storici, sapienziali e profetici. E quindi imparare a memoria i nomi non è una grande impresa. Come al solito, quando si ha il filo, dopo si possono appendere i salami. Ma bisogna avere il filo. Altrimenti non si sa dove appenderli. Allora, per il mondo veterotestamentario sono importanti i libri del Pentateuco, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio. Tra i libri storici, voi mi avrete sentito parlare qualche volta di questo tipo di storia. La storia deuteronomistica. La storia deuteronomistica è fatta da sei libri. Giosuè e Giudici, primo e secondo Samuele, primo e secondo Re. Ruth, oggi si trova subito dopo il libro dei Giudici, ma non fa parte della storia deuteronomistica. Poi abbiamo la storia sacerdotale che è fatta da quattro libri, primo e secondo libro delle cronache e fondamentalmente due diari, o così vicini al diario, Esdra e Neemia. Abbiamo poi la storia didattica, Tobia, Giudita, Esther, e infine l'epopea maccabaica. Primo e secondo Maccabei. Sapienziali sono sette. Giobbe, Salmi, Proverbi, Coelet, Cantico, Sapienze, Siracide.
I libri profetici invece sono piuttosto abbondanti. Avete i profeti maggiori, Isaia, Geremia, Lamentazioni, Baruch, potrebbero essere calcolati come un unico libro. Oggi la Chiesa preferisce invece suddividerli. Geremia, Lamentazioni, Baruch. E poi Ezechiele e Daniele. I quattro profeti maggiori sarebbero Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele. Lamentazioni e Baruch sono delle appendici al libro di Geremia. E poi avete i 12 profeti minori, Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Ageo, Zaccaria, Malachia. Ci siete? Bene. Avrete notato che lungo questi elenchi ci sono dei libri sottolineati. Li vedete? Tobia e Giuditta perché sono sottolineati? Perché hanno solo il testo greco conosciuto fino a metà degli anni 900, 1900. Greco è anche il testo del primo e secondo Maccabei. Greco anche Sapienza e Siracide. Greco anche Baruch. Questi 7 libri, 2, 4, 6, 7, non sono presenti né nella Bibbia protestante di nessuna confessione, compresi i testimoni di Geova, che non sono cristiani, e non sono presenti nemmeno nella confessione anglicana, mentre invece sono presenti in quasi tutte le chiese ortodosse, perché vi dicevo, alcune chiese ortodosse hanno il cosiddetto canone corto, cioè senza questi libri. Questi libri vengono chiamati deuterocanonici, deutero secondo. Gli altri vengono chiamati protocanonici, ma non preoccupatevi per i nomi, mi arrangio ben io a farvi un po' di confusione in testa. Per quanto riguarda invece il Nuovo Testamento, i testi fondamentali sono i 4 Vangeli, l'unico libro storico sono gli Atti, i libri sapienziali sono le lettere di Paolo, Romani, prima e seconda Corinti, Galati, Efesini, Filippesi, Colossesi, prima e seconda Tessalonicesi, prima e seconda Timoteo, Tito, Filemone ed Ebrei. Sappiate però che la lettera agli Ebrei, già Agostino diceva, no, non è di Paolo e non è scritta agli Ebrei. E poi ci sono le lettere cattoliche, Giacomo, prima e seconda Pietro, prima e seconda terza Giovanni e Giuda. Qualche cristiano si meraviglia che ci sia una lettera di Giuda perché magari arriva a 50 anni e per la prima volta si accorge che c'è un Giuda da qualche parte che ha scritto. Questo non è l'Iscariote, è Giuda Taddeo, è l'altro. E poi abbiamo un solo libro profetico, l'Apocalisse. Quindi chi vuole impararsi a memoria i libri biblici sta molto poco. Fondamentali, storici, sapienziali, profetici. E su questo filo appende i salami. Bene. Come notate, nel Nuovo Testamento non c'è nessun sottolineato, cioè non abbiamo nessun deuterocanonico. Sono accettati da tutte le chiese. Se però voi dialogate
con gli ebrei, quelle vi fanno venire mal di testa, perché loro hanno un'altra suddivisione nella Bibbia ebraica. Loro dividono i libri in Torah, che sarebbe il nostro Pentateuco, poi hanno i Nebiim, che in ebraico significa profeti, e che loro dividono in anteriori e posteriori. Anteriori a niente, posteriori a niente, per dire primi e secondi. Se notate, gli anteriori sono i libri storici della storia deuteronomista. Sono gli stessi. Per loro i profeti anteriori sono i libri di storia. Questi libri di storia sono i più antichi e il primo trattato in assoluto di storia che il mondo occidentale conosca. Siamo nel VI secolo avanti Cristo. Poi chiamano profeti secondi o posteriori quelli che chiamiamo i nostri profeti. Se notate, in questo elenco Baruch non c'è. Isaia, Geremia, Lamentazione, un libro solo, non lo hanno diviso, hanno preferito contarlo come un libro, Ezechiele, Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Nao, Abacol, Sofonia, Gea, Zaccaria, Malachia. E poi, come una specie di cestino dei rifiuti, tutto il resto. E li chiamano Ketubim, scritti. Katab vuol dire scrivere, Katub il participio, scritto, plurale, Ketubim, scritti. Ciò che noi chiamiamo sapienziali, come Giobbe, Salmi, Proverbi, Cantico, Coele, notate che non c'è sapienza, non c'è Siracide. Alle volte le lamentazioni le mettono lì, non lo mettono qua. Dipende. Esther, Daniele, Esther e Neemia, primo e secondo cronache. È una cozzaglia. Gli ebrei non stimano molto questo gruppo. Stimano molto la Torah e i profeti. E se ricordate, anche Gesù a modo suo, a Emmaus, quando parla con i due, cominciando da Mosè e dai profeti, spiegò loro in tutte le scritture. E gli altri scritti? Una cozzaglia. Mentre invece li riprende la sera stessa a Gerusalemme, dove dice Mosè, profeti e i salmi. I salmi, per gli ebrei, sono rappresentanti di tutto il gruppo. Perciò, quando discutete con gli ebrei, se voi avete in mente questo schema, non caverete un ragno da buco, perché loro ne hanno un altro. È giusto che lo sappiate. Ed è giusto che sappiate che loro non hanno questi libri che io vi ho sottolineato. Loro non li hanno e i protestanti, gli anglicani, non li hanno. Vi è chiaro? Bene. Qua già cominciate a capire che c'è un po' di caos. Vi faccio un esempio, voi potete dire, beh, insomma, su 74 libri, averne 7 in meno non cade il mondo. Tra 74 e 67, ditemi voi, che grande differenza. No, c'è un piccolo problema. Perché se noi affrontiamo certi temi della fede, non ci troviamo. Vi faccio un esempio.
Secondo libro dei Maccabei, protestanti non ce l'hanno, anglicani non ce l'hanno, cattolici e ortodossi sì. Noi preghiamo per i morti, loro no. Perché noi preghiamo per i morti e loro no? Perché i cattolici e ortodossi hanno il secondo libro dei Maccabei, dove Giuda Maccabeo, uno dei Maccabei, dopo una grossa battaglia, si accorge che sotto la corazza dei militari caduti ci sono delle colannine con degli amuleti politeisti. E allora Giuda dice: questi qui il Padre Eterno li prende a schiaffoni. E allora dà l'ordine di andare a Gerusalemme e di fare dei sacrifici in espiazione per i peccati di questi soldati che avevano abbandonato la fede. Così dice Dio, vede che c'è un'intercessione per loro, gli amici si ricordano di loro, e per l'affetto che io ho verso il mio amico, io sono credente, Dio potrebbe anche perdonarli, proprio perché io voglio bene a lui. Perché dice, se io voglio bene a lui, figuriamoci se Dio non può voler bene a lui. Allora, se un amico intercede presso l'amico, per l'amico, l'amico, per amore dell'amico, sistemerà l'amico. Guardate che importante questo. È importante. L'amore è salvifico. E Paolo dice che se il marito non credente ama la moglie credente e la moglie credente ama il marito non credente, stiano insieme. Perché il marito non credente comunque viene salvato dalla moglie credente. Che cos'è che li salva? Cos'è che hanno in comune? L'amore è mica la fede. Ma è la fede di lei che salva lui. Ma perché? Perché lo ama. Dobbiamo dunque tenere presente che forse nella nostra comunità cristiana la teologia dell'amicizia e la teologia dell'amore dovrebbero essere probabilmente rivisitate anche sotto questo profilo. Perché è importante. Se noi pensiamo che Gesù dice che il comandamento più grande del cristianesimo è quello di amare, allora forse un pensierino dovremmo farlo. Bene. Vi ho fatto l'esempio dunque per farvi capire come l'elenco dei libri non è qualche cosa di burocratico, è qualche cosa che contiene dei messaggi, delle verità, dei contenuti, che possederli significa una cosa, non possederli significa un'altra. Bene, e adesso cominciamo a divertirci. Siamo alla linea 23. Io so che qui comincia a venire il mal di testa. È classico, da 40 anni che insegno, so che è così. Linea 23. Nell'elenco grande che abbiamo visto prima, quelli non sottolineati, noi cattolici li chiamiamo protocanonici. Questi hanno la caratteristica, naturalmente facciamo in questo caso distinzione un po' grossolane, siamo a una conferenza della domenica mattina. All'università per spiegare i deuterocanonici occorrono 2 settimane. Protocanonici sono fondamentalmente quelli che non sono mai stati contestati. Ecco perché protos, i primi. Le cose sono molto più complesse. Comunque, a noi basta questa idea.
I deuterocanonici sono quelli che sono stati accettati nel canone deuteros in un secondo tempo. Sono quelli sottolineati, per oggi va bene così, poi dovessimo andare all'università vi spiegherei che le cose non stanno esattamente così, sono molto più complesse. Perché anche l'Apocalisse è stato un deuterocanonico, anche la seconda e terza Giovanni è stato un deuterocanonico, perché non è stato accettato subito, sono stati contestati. Ora, questi qui sono per noi cattolici testi ispirati. Gli apocrifi sono testi di argomento biblico che la Chiesa non reputa ispirati. La Chiesa cattolica dice no, non lo sono. Chi di voi ha mai letto un apocrifo? Un po' difficile. Facciamo già fatica a leggere i testi canonici, protocanonici e deuterocanonici, figuriamoci se leggiamo un apocrifo. Però qualcosa conoscete. Avete mai sentito cantare De André la buona novella? Sono tutti testi tratti dagli apocrifi, i quali spesso dicono di quelle cavolate maiuscole che solo Dio lo sa. Maria presentata al Tempio. Ma quando mai? La donna non si presenta al Tempio. Ma la piccolina, non, no? Oh sì! Ma non c'è la presentazione delle bambine al Tempio, non esiste. Ci siete? Ah. C'è anche perfino la festa liturgica, perché niente che si celebra di Gesù non si può celebrare di Maria. E allora con questo principio c'è la presentazione di Gesù al Tempio, sì. Vediamoci anche la presentazione di Maria. Pasqua, risurrezione di Gesù, sì. 15 agosto, assunzione di Maria. Ci siamo? Gli apocrifi sono quelli che ci dicono che Giuseppe aveva 90 anni, il marito di Maria Vergine, no? Ma chi l'ha detto? L'ha fatto per salvaguardare la verginità di Maria, perché a 90 anni c'è qualche problema col testosterone, forse, non lo so. Ecco, gli apocrifi sono dunque testi non ispirati che contengono una visione spesso, ma non sempre, popolare delle figure bibliche, altre volte invece contengono vere e proprie schegge storiche. Certe frasi di Gesù non le conosciamo perché sono state custodite dagli apocrifi, mica dai testi canonici. E quindi non si può dare un giudizio univoco sugli apocrifi. Si può solo dire che la Chiesa non li accetta come parola di Dio. Ma alcuni di questi testi hanno una loro grossa importanza nella riflessione teologica. Hanno una grossa importanza per l'analisi storica. Altri invece sono le favolette di Natale, le favolette che si raccontano ai bambini. Perché? Beh, perché la gente ha bisogno qualche volta di sognare. E quindi giudizio di apprezzamento, giudizio di disprezzo, questo è quello, ma testo per testo. Non si può fare un giudizio generalizzato, si può solo dire non è un testo ispirato, non è parola di Dio, punto.